segno di vicinanza e un invito all'impegno concreto la lettera che Papa Francesco ha scritto ai cristiani del Medio Oriente, le reazioni in Terra Santa. Nella solennità dell'Epifania, Betlemme accoglie pellegrini da tutto il mondo che, come i magi, ancora oggi riconoscono in Gesù il Salvatore delle genti. È festa a Betlemme il 6 e 7 gennaio anche per il Natale degli ortodossi, che cade due settimane dopo quello cattolico, tra ingressi solenni dei capi delle chiese e grande partecipazione di fedeli. L'attrice italiana e testimonial dell'associazione Pro Terra Sancta, Claudia Coll, è tornata in pellegrinaggio in Terra Santa e ha visitato i progetti sociali dell'associazione. Un coro di studenti francesi si è esibito per 10 giorni in Terra Santa, unendo la bellezza del canto sacro all'incontro con luoghi e comunità in Israele e Palestina.